Sono qui agli scogli della Tamerice. È un posto che frequento da tantissimo. In ricordo dei pittori del 1850, i famosi macchiaioli, che ripresero loro per primi questo meraviglioso punto di vista sul mare. Io sto soffrendo un momento di debolezza mentale, di stanchezza filo psichica. Che fare? È un'età nella quale non c'è più la capacità di reazione, c'è solo l'essere passivi. E questo non è una buona panacea, non è assolutamente un modo di vivere e sopravvivere. Io sto pensando a Bruna, mia moglie. Abbiamo divergenze paurose fra l'una e l'altra. Lei cerca nelle sue possibilità di concedermi un qualcosa, di darmi un pochettino di buona volontà, di voglia di reagire, ma io ho 76 anni, 77 fra un mese e mezzo. Cosa devo fare? Cosa posso cercare di reattivo? Quale altro strumento devo utilizzare per ritrovare un po' di buona volontà? Ho vissuto la mia vita di cima fino in fondo. In questo ho avuto il tutto e il contrario di tutto. E ora tutto questo non è altro che un fallimento. Lo vedo come una cosa fallita. Perché non sono più riuscito ad avere reazioni. Mi dispiace, Bruna, io sono consapevole che non viviamo una vita serena, non viviamo per nulla, neppure una vita. C'è un senso di nullo, dell'essere nulli, di nullità. E di fronte a questa meraviglia, di questo mare argentato, come vi stavo dicendo, dovrei ritrovare un po' di fiducia in me stessa. No, la considero anche questa una fregatura dell'esistenza. Vogliatemi bene, vi saluto, spero, mi auguro, a presto. Se così non fosse, pace.